capo siciliano che è già in cucina con tanto di coltellazzo. Antonella, buongiorno. Senti, ma è vero che mi fai la caponata? Sì, sì. Wow, perché non c'è estate, vero? Facciamo la caponata. Senza le vongole, che poi ci farà lui. Sua e senza la caponata, sì. Dai. Però abbiamo un intruso. Abbiamo un intruso, che sono la carne apparecchiata. Oggi, ma che cos'è la carne apparecchiata? Perché la caponata, cioè la carne apparecchiata, nasce da un avanzo, se avanza, di fettine di carne fritte o al forno, alla griglia o anche di pesce, e viene messa sopra la salsa, la caponata. Quindi iniziamo a friggere. Diventa un piatto unico, sì. Quindi. Facciamo finta di aver avanzato delle fettine. Siccome ce le cuciniamo espresse, iniziamo proprio da queste e poi ci dedichiamo alla salsa caponata. Mettiamo delle uova qui e qualche fogliolina di menta, se puoi prenderla di là, Antonella, per favore. E andiamo a fare una classica panatura con uovo. Mettiamo la farina in questo caso, ok? Uovo e pan grattato. Sì, però al pan grattato aggiungiamo anche il formaggio. Quindi abbiamo pane grattugiato qui, in questo modo. Allora, pensate a della carne che vi avanza. Sì, esatto. Noi la ricicliamo impanandola, ok? Va bene. Avanzerà? Boh, non lo sappiamo. Se avanza, se no lo fate apposta, se no mangiate solo la caponata. Esatto. Anche qui ognuno sceglie. Fettine, in questo caso è della fesa di vitello. Utilizzate ovviamente la carne che va avanza, quella che c'è, insomma. Certo, il polpettone di Daniele non avanza perché ho visto che tra un gold e una come pubblicità... Come sei riuscita? Perché erano due. C'è ancora quello nel forno. È ancora nel forno, ecco. Quello per fortuna. Hai dovuto difenderlo con le unghie e con i denti, sì. Immagino, come sempre. Qui buonissimo, volta... morbido, veramente buono. Poi okay. Chi come lui inizia a cucinare per primo, chiaramente poi c'è più tempo per mangiare, capito? Esatto. Poi quelli lì che si possono tagliare, perché ad esempio il piatto di David, che è meraviglioso, però non puoi andare lì a rovinarlo, capito? Quindi invece la fettina è uno fatta di qua. No, ma l'ho di fatto là. Il piatto di servizio, qua. Ah, l'hai fatto, meno male. Sì. Allora abbiamo messo impanate due, un po' come si fanno le milanesi, no? Esatto, una roba sì. Così. Questo quindi proprio... se anche vi avanzassero un po' di milanesi, a me non mi avanzano mai. Non ti avanzano mai, infatti. Però questo capitato. È un piatto. La mia nonna preparava anche per sempre. I bambini, sì. No? Cioè, io però la caponata ho rinunciato a mangiarla perché devo mandarci delle micche di pane così perché mi piace da matti. E infatti, ma anche la caponata da sola è buonissima. E poi Fabio la fa divinamente, è quello il problema. Adesso ci insegna a fare la vera caponata. Adesso ci dedichiamo qui e anticipiamo già una cosa. Tu pensi, io sono cresciuto in la casa di mia mamma dove ci sono 36 famiglie in questo palazzo, un palazzo di 9 piani, e ognuno fa la caponata e sostiene che quella sia la ricetta. Quindi, ognuno la fa a modo suo, lo diciamo. In ogni casa c'è una piccola differenza. Ecco. Okay? Detto questo, anche la differenza, per esempio, questa è la caponata del versante palermitano, anche agrigento, trapanese, nel verso Catania, quindi a Catania, viene realizzata con l'aggiunta di patate e peperoni. Ah, invece voi no, niente no, patate e peperoni. No, niente patate e niente peperoni. Okay. Queste qua ce le mettiamo lì a turno e poi le cuociamo e ce le dedichiamo. Adesso chiediamo a Daniele di guardarci. Certo, volentieri, guarda. Grazie Dani. Ma figurati. Belle croccanti. E così noi ci dedichiamo alla nostra caponata. Allora, noi abbiamo cipolle, sedano, che sono la base della nostra salsa. Allora, vediamo le cipolle, sedano, melanzane, chiaramente. Melanzane, queste nere. Queste abbiamo nere, i capperi, abbiamo le olive, il concentrato di pomodoro e poi l'immancabile zucchero e aceto per fare l'agrodolce. Esatto, perché la caponata, ricordiamo, è l'agrodolce. Esatto. Adesso noi prendiamo una piccola parte di cipolle. Anche qui si apre un po', diciamo, scuole di pensiero, chi la fa tutta stufata e invece chi, come la faccio io, una parte stufata e una parte lessa. Gli ortaggi, quindi noi mettiamo una parte di cipolla a stufare con dell'olio e invece in un'altra casseruola. Molti la fanno tutta stufata per risparmiare tempo. Sì, perché mettono no, una perché però... magari se no devi fare una stufata e una lessa, uno dice vabbè, faccio tutto. Siccome la particolarità è che viene tagliata a pezzettoni grandi e quindi se tu la fai lessare accorci anche prima, in realtà accorci prima il tempo di cottura. Quante cipolle ci vogliono nella cottura? Io ho messo quello che è importante è che il rapporto tra cipolla e sedano sia di pari peso. Okay. Per intenderci, quindi noi abbiamo dato una dose di 400 grammi di cipolle e 400 grammi di sedano. Sedano e cipolle devono essere uguali. Stesso peso, esattamente. Okay. E questi li facciamo... Vedi, quindi quella che stufi la fai piccolina, sottile. È tagliata a julienne, sì. Tagliata a julienne, invece quella che fai bollire la taglia a pezzettoni andiamo, grossi. Andiamo, pezzettoni, così. E la tuffiamo nell'acqua. È acqua semplice? Acqua salata, sì. Acqua salata, ok. Mettiamo la cipolla. Yes, così. In questo caso. E l'accia, il sedano.
Sedano, laccia. Il sedano, andiamo a prendere le nostre belle cose. Uguale, stesso peso, quindi se abbiamo messo 4 cipolle, lo stesso peso del sedano. Esatto, anche il sedano deve essere tagliato molto grossolano. Quindi... Questo lo metti solo a bollire? O questo anche solo questo a bollire, solo a bollire. Tutto anche, usi del sedano? Sì, anche un po' di foglioline che danno gusto. Man mano che il sedano, ecco, ovviamente la sua natura qual è? Quella che la parte più alta è quella più stretta, la parte sotto invece è più larga. Quindi andiamo a tagliare, regoliamo, giusto per avere anche un'uniformità di cottura, andiamo a tagliare la parte superiore come ho fatto prima, direttamente. La parte centrale ho fatto un taglio a metà, quindi questa facciamo un taglio soltanto, e invece la parte inferiore facciamo due tagli, in modo che abbiamo il sedano tutto della stessa dimensione. Eccoci qua. Ok. Quindi mettiamo uno e due. Quindi cipolla e sedano pari peso a bollire pari in peso. Acqua salata. Sì, esattamente. Da questa parte invece, dove stiamo facendo il soffritto, una cipolla stufata. Sì, sono una piccola parte, sono 100 grammi, 400 grammi ce l'abbiamo lì e 100 grammi ce l'abbiamo da questa parte. Questa qui adesso deve stufare bene, ci aiutiamo anche con un pochettino d'acqua, così la cipolla si cucina e diventa tenera e soprattutto dolce, in questo modo qua. Questa è proprio la base della sa, perché la caponata, se non specifichiamo l'ingrediente, la caponata può essere fatta di tantissimi ingredienti. In questo caso è caponata di melanzane, ma potrebbero essere delle zucchine che poi andremo a friggere. Invece potrebbe essere della zucca. Chissà perché si pensa sempre alle melanzane quando si pensa alla caponata, perché no? Quella è quella più, diciamo, identificativa da questo punto di vista. Esatto, però ecco, uno può fare anche di zucchine. Sì, di polpettine di pesce, polpettine di carne, di calamari fritti, di tantissime concentrato di pomodoro, un bel po', qua sì, vedete. Deve essere rossa la caponata. Anche qui c'è chi utilizza il concentrato, chi d'estate invece utilizza i pomodori freschi, essendo i pomodori freschi, quindi le scuole di pensiero sono queste qua. E facciamo stufare bene questa base. Prendete appunti e seguite bene, perché la caponata ha bisogno di regole, anche se poi ognuno la fa a modo suo, però ci sono delle regole base. E poi ne fatene di più, così la mettete nei vasetti, la mettete d'inverno, aprite un vasetto e via, e sente il profumo dell'estate. Ecco. A questo punto ne abbiamo i capperi che sono stati dissalati, quindi precedentemente sono stato tolto il sale. Che li metti anche quelli a bollire? Vedete, proprio... olive e capperi si tuffano nell'acqua dove c'è la cipolla e il sedano. Esatto. Ok. Questo facciamo stufare bene. La particolarità è appunto identificativa, è l'agrodolce. Perché la melanzana a che punto arriva? La melanzana, la base deve essere cotta, deve essere pronta, e poi la melanzana si può friggere in un secondo momento. Ok, perché cosa va fritta facciamo? La melanzana. Sì, lì sì. Cosa facciamo con la melanzana? Andiamo a tagliare la parte superiore, in questo modo, e la parte inferiore. Generalmente si utilizzano sempre le melanzane nere per fare la caponata, quindi è una questione di scelta. Poi ci sono, perché c'è anche quella viola. Quindi di solito quella viola si fa a fettine per farla a cotoletta, come se fosse carne. Io preferisco fare questo lavoro qua, quindi di andare... Una sì, una no. Sì, brava. Poi un po'. Perché? Zigrinate. In modo che diamo la buccia, la teniamo, della melanzana, ma non tutta. Quindi solo una piccola parte. La buccia è importante della melanzana, Evelina? Eh beh, sì, fornisce i nostri preziosi antociani. Spieghiamo a cosa servono in realtà, perché la natura ci offre con la stagionalità la protezione per il nostro organismo, perché d'estate le vene si dilatano e quindi possiamo avere più problemi vascolari. Gli antociani irrobustiscono le pareti dei nostri vasi e quindi d'estate consumiamole. Hai capito? Proprio come c'è tutti. Perché la natura pensa. La natura ci pensa. Esatto. Ecco. È vero, è vero. Andiamo a allungare con l'acqua. Un po' di acqua sempre il nostro. Abbiamo messo solo cipolle concentrato in una padella. Bravissimo. Nel resto bollire tutto, quindi sedano, cipolle grosso, le cipolle, le olive, i capperi. E i capperi, bravissimo, acqua salata. E la particolarità appunto è il taglio, deve essere un taglio molto grande, non abbiate paura. Le melanzane, anche qui ne va a fare dei cubettoni molto grandi. Perché è un po' come la pasta alla norma, no? Sì, qui c'è la melanzana, così anche se la facessimo di zucchine va sempre fritta. Esatto, l'elemento che caratterizza, identificativo, deve essere fritto. Ecco perché quando friggiamo già le bistecchine, abbiamo già l'olio la e base pronta, esatto. La base pronta. A questo punto... Senza infarinarle né niente, no, le buttiamo così, no, direttamente. Guardate. In questo modo. Sinceramente, quando friggo. Vedete, intanto friggiamo. Dove abbiamo fritto le bistecchine? Sì.
Ricordiamo, Antonella, che la cottura non ci fa perdere il valore dei polifenoli, degli antociani, quindi... Vedi, anche la bollitura, guarda, adesso queste bollite... Vediamo, aspetta un attimo, sì, perché sennò perdiamo sto passaggio. Vedete, dalla la bollitura finisce da nella qui a qui dentro, a nella casseruola. Esatto. Il tempo, avete visto, è un tempo reale. Sì, in realtà deve essere morbida. Diretta, quindi deve essere morbida. E la tuffiamo un po' croccantina e poi tuffiamo qua e facciamo stufare per altri 10 minuti in questa base, in questa salsa. Finché non diventa, guardate, oh, sì, vedete come diventa... tutta bella, che si amalgama, esatto, è perfetta. Chi la preferisce più rossa aggiunge ovviamente più pomodoro, chi la vuole di questo colore la lascia in questo modo. A questo punto noi abbiamo le melanzane... E poi manca l'agrodolce qua adesso. Sì, brava. A questo punto le melanzane, che diciamo che le abbiamo già fritte... Però queste qui sono fritte perché, sì, devono essere fredde, tiepide. In realtà insomma, si fa, sì, queste ragazzi sono state preparate stamattina, quindi sono raffreddate, però non importa, perché la caponata va mangiata a temperatura di credenza, quindi non va mangiata né bollente e neanche fredda da frigorifero, si lascia lì. A questo punto, dopo circa 5 minuti, la magia dell'agrodolce. Guardate, pentola, abbiamo... aspetta, ecco, vai. Parti uguali, zucchero e aceto, così non possiamo sbagliare, grazie Messi Alfio. Quindi non sbagliate se mettete un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di aceto e via. A ripeso, in questo modo. A questo punto facciamo bollire la nostra salsa per altri 5 minuti ed è una base pronta. Quindi se ne... Quanto ci vuole perché da così diventi così 5 cotta? Minuti. 5 okay. minuti. Ma tutta, no, fin dall'inizio dico. Da quando inizia a bollire? Sì, sì, circa 10 minuti da quando okay, poi mettiamo perfetto. Tutto quanto. Ci andiamo a prendere i nostri piatti e abbiamo, in uno ci mettiamo le nostre bistecchine che Daniele ci ha fritto. Nel frattempo, cara Antonella, ti volevo dare questo omaggio di due carissimi amici bagheresi. Oh, sono due artisti, grazie, marito e moglie, che hanno realizzato questo. Posso? Sì. Wow, che bello! Ma che meraviglia, cos'è un taglio? Un tagliere siculo. Un tagliere siculo dipinto a mano. Esattamente. Con anche... Grazie. È un bel ventaglio. Salvatore, grazie, Anna. Grazie, con bagheria. Salvatore, Anna, grazie molte. Senti, anche il ventaglio, che io me lo posso tenere qui, il ventaglio che certo. Sapete che io mi sventolo tanto, così ogni volta che lo faccio penso a voi, grazie. Anna e Salvatore. Anna e Salvatore, grazie di cuore. No, questo me lo porto via, è no, mio. Certo. E questo qui lo metto al posto del mio... L'estate. Guarda, lo metti là che... E l'altro lo diamo poi indietro alla sartoria. Guardate che bello. Ho messo sotto, il vestito, la carne. Scusa, le bistecchine sotto. Sì. La caponata sopra. No, la salsa senza le melanzane. E poi, per evitare di distruggere le melanzane, perché se le melanzane sono fritte e si mescolano in maniera... diciamo importante alla salsa, si rischiano di disfarle tutte. Il consiglio è quello di stratificare come se fosse una lasagna. Io voglio assaggiare un po' di caponata. Assaggia pure la salsa, vieni qua Antonella. Assaggio la salsa che c'è qui, bravo, questa qui, così non... Così. Questa qua si mette in credenza e si aspetta, perché ovviamente come tutti i prodotti in agrodolce, quando riposa è sempre più buona. La faccia sembrerebbe buona. Ne prendo giusto un po' della cipollettina. No, amore. Fabio, ecco, ma è meraviglioso. Questo è il piatto che la domenica non può mancare. Questo è il vostro piatto della domenica? Beh, la domenica che sia estate soprattutto, la pasta, concordo con Daniele che la pasta non può mancare. Non oso pensare che cos'è con sotto la... Beh, questa qua la se la lasci riposare un attimo, sai come che bontà che diventa? Ah, vabbè. Mettiamoci un po'. Mettiamo un po' di menta. Bellina, sì, un po' di frittura, ma... E sai qual è il problema? È che con la caponata ti mangi un filone di pane, come ha detto Daniele. Proprio... Ma infatti facciamo così. Quando vado a mangiare con l'Evelina, lei mangia la caponata e basta, io mangio questo, va bene? No, la mangio anch'io, scusa. Poi il giorno dopo recupero, no? Brava, quello che ormai ho imparato a fare io. Un giorno mangio, un giorno sto un attimo più attenta. Quando ero giovane mangiavo e basta, adesso un po' più attenta devo stare. Bravo. Grazie Antonella. Caponata, carne apparecchiata, che piatto della domenica, altro che. E adesso...